L'attentato al Trenitalicus è stato organizzato in casa di mio marito. Sono stati lui e i suoi camerati ad uccidere tutte quelle persone. Mio marito prendeva i soldi da un potente massone. Una serie di attentati non rivendicati ma di chiara matrice neofascista. Io sono convinta che dietro questi gruppi neofascisti ci sia qualcosa di più grosso. Creavano delle situazioni in cui la verità non sarebbe mai potuta emergere e quindi quello era lo Stato infedele. Ma così si cancellano tutte le prove. Questo è quello che fa lo Stato. Ricordo di un appuntamento in villa particolarmente delicato. E c'era anche un maggiore dei carabinieri. Se tu aspettavi fuori, sei anche tu un testimone indiretto. Ti ho già detto che non testimonierò niente. C'è, come dire, una finestra in cui il terrorismo di destra perde senso. E chi fa la strage dell'Italicus vuole ribadire un metodo. Noi sappiamo fare questo e questo noi facciamo. Silver era di servizio come controllore quella notte. Uscì incolume dall'esplosione, ma non esitò a rientrare nella carrozza in fiamme con un estintore in mano. Il suo intervento salvò molte vite, ma gli costò la sua. Mio padre lo accennò soltanto, che con loro c'era un conduttore che aveva cambiato servizio. Sul momento non si trovò. Sembra che sia stato avvolto dalle fiamme mentre tentava di spengere l'incendio. Thank you.